amici di YouTube, bentornati finalmente nella nostra serie di Genshin italiano. A gran richiesta su YouTube, cioè qua, in direct su Instagram, mi sono arrivata richiesta ovunque di quando arriva il prossimo episodio, quando arriva. Eccolo, ci eravamo fermati l'ultima volta qua su in cima ai monti a cercare appunto gli adepti e dovevamo parlare con un po' di gente. Siamo fermati qua, quindi adesso sono qua ovviamente in live sul sito Viola con la chat che vedete qui sotto che ci saluta, che ovviamente sarà protagonista come me di questa parte del video, e continuiamo la quest esattamente da dove ci siamo fermati. Allora ragazzi, per chi non c'era l'ultima volta, appunto abbiamo fatto il giro delle montagnine per parlare con gli adepti, è arrivato in questo momento Forma Montagne, che è il Cloud Retainer che vedete laggiù, con il quale parleremo. E niente, prima di questo, velocissimo, togliamo questi ping insopportabili. E per chi non lo sapesse, abbiamo pullato quando eravamo in live sul sito Viola su questo account. Non abbiamo trovato ancora il 5 stelle nel banner di Naida, però vi voglio far vedere che comunque secondo me intorno a un PT 50 o qualcosina di più ci siamo ormai. Abbiamo trovato però Laila, che è nuova, e abbiamo trovato anche, se non sbaglio, Cookie, esattamente. Quindi come potete vedere, insomma, ci siamo però stati a casa dei bei personaggi, ne abbiamo fatto in live, quindi voi su YouTube purtroppo non l'avete visto, venite in live, mi raccomando. Allora, comunque come potete vedere, 40, 45, 50, 55, 61. Quindi insomma, il PT è abbastanza alto in questo banner. Si starà a vedere che cosa succederà. Ora noi continuiamo con la nostra quest. Eccolo qua, Forma Montagne. Osate violare i sacri confini del monte Hulao, distruggere l'ambra della mia montagna e sottrarmi un prigioniero la cui libertà non vi appartiene. L'ignoranza di quei ladri ha offeso gli adepti, ma le vostre azioni sono persino peggiori. Aspetta, lasciaci spiegare! Ecco qui, un sigillo del consenso. Non pensavo ne esistessero ancora nel regno dei mortali. In origine Rex Lapis li realizzò con le proprie mani per l'umanità. Erano pochi e dopo migliaia di anni ne sono rimasti ancora meno. Parlate, cominciate col dirmi cosa vi porta qui, dopodiché le vostre parole saranno soggette a riprova. È opportuno che siate completamente sinceri. Liyue non è lontana e mi costerebbe davvero poco smentirvi. Spieghi quello che è successo al porto di Liyue. Del racconto, Rex Lapis ucciso durante il rito della discensione? Quale mortale al mondo, non solo agli UE, commetterebbe un'azione tanto ripugnante? O forse dovrei chiedermi quale potere di questo mondo vorrebbe una cosa del genere? Rex Lapis ha incaricato gli adepti di proteggere gli UE e noi abbiamo adempiuto al nostro dovere. Quando l'umanità ha prosperato, ci siamo progressivamente ritirati sulle montagne, in un atto di benevolenza nei confronti del genere umano. Ma adesso Rex Lapis non c'è più. Sì, tempo. Rex Lapis è stato assassinato. Viaggiatore, ho ascoltato le tue parole. Adesso so perché Scultore della Luna ti ha mandato. Mi occuperò di certe incombenze per le quali è richiesta la mia presenza, poi convocherò una riunione di adepti. Qualcuno mi spiegherebbe che cosa c'entra l'ambra? Ci pensa Paimon. Hai presente i poteri che gli adepti hanno nelle storie dei libri? A quanto pare sono veri. C'è scritto anche che le distese d'erba e i fiumi sono i capelli e la saliva degli adepti. Che schifo. Ma che schifo. Mi sa che qualcosa del genere valga anche per l'ambra. Le gocce di pioggia sono lacrime degli adepti? Quando la smetterete di dire diozie, l'ambra è prodotta da un fiore piantato qui da me, noto come di scalavette. La pianta cresce quasi completamente sottoterra, se la si calpesta espelle l'ambra che intrappola l'intruso. Gli scalavette sono stati piantati per garantire la pace e l'inviolabilità di questa montagna dopo l'arrivo degli adepti. Nel tempo hanno tenuto lontane minacce e fastidi, ma hanno anche catturato prede davvero singolari. Quindi l'ambra è viva? Non riuscirò più a guardare i fiumi allo stesso modo. Letteralmente sono la bava degli adepti, ragazzi. Vi piaceva andare al fiume? Non ci andrete più. Proprio così.
Ecco perché non mi concedo una partenza immediata. Alcuni innocenti rischiano di perdere la vita. Pertanto è necessario risolvere prima la questione. Il vostro comitato può invece avvenire rapidamente. Ok, missione compiuta. Cosa facciamo? Allora, innanzitutto faccio un piccolo switch che direi è doveroso, così almeno ci muoviamo meglio. E via. Andiamo. Ciao Dance Floor. Allora, abbiamo il puntino, dobbiamo andare qua giù al monte successivo, ragazzi. Si va. Riparte un'altra bella spedizione mistica nostra. Per fortuna ci sono i sentieri fra le montagne. Ci guideranno un po' loro. Meno male. Esatto, i fiumi sono letteralmente gli sputi di Ganyu e Shao. Lo sapevate? Adesso lo sapete. Ok. Andiamo. Non vedo l'ora di sbloccare le ali anche su questo account. Vederle così mi mette una tristezza. Io, già. Già. Va bene. Raccogliamo i Kinshin, come sempre, sempre molto utile. Non si sa mai, mi ritroppi perdendo il 50 e 50 una bella Keqing. Ci si porta avanti. Andai a raccoglierla per poi vederla su internet. Sposo Sisha. Mi sento così. Mai, Davide, non portare mai il cane al fiume. Mai più. Ok, proseguiamo. Questo posto è molto bello. Io ricordo la prima volta in assoluto che appunto sono stata qui e ero estasiata di questo posto, sopraffatto alle nuvole. Guarda, Fabi, questo è il mio secondo account. E Gina è stata al primo 5 stelle, ci stava completamente a caso, tipo durante il secondo o terzo episodio. E io voglio un sacco bene a Gina perché appunto mi piace molto come personaggio. Quindi tanto felice di averla presa. Ah, meglio andare di qua. Poi un ottimo supporto e fin dall'inizio un buon supporto può fare la differenza per quanto mi riguarda. Ok, questa è stata giusta. Ora c'è da arrampicarsi un po', purtroppo. Ciao Simo. Ok. L'unico problema è che giocandoci solo in live ho poca stamina e questo è molto pericoloso per me. Molto. Devo raccogliere un po' di Anemopoulos. Magari stasera, mentre tutti pullano, lo faccio. A lei, ok. Anche perché qui sopra c'è un teleport, lo vorrei assolutamente sbloccare se riesco. Qui c'è da accendere i cosi. Oh, vedete, Amber ha un'utilità nel party. Cioè, io sono contenta di essere ancora con Amber in questa parte del gameplay. Perché se no, io questa cassa adesso non la sbloccavo. Dov'è l'ultimo? Lì sopra. Vogliamo scherzare? Vogliamo scherzare? GG Amber. Sì, vabbè, se avessimo io e Mia non ci porremmo nemmeno il problema. Però, dai, grazie Amber. Bello anche questo punto qua, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, io amo anche lui tantissimo. Oh, dov'è il tele? Oh, un pochino più su, eh? Potevate metterlo un pochino più su. Ma questa? Ci saranno dei nemici? Infatti. Dei nemici. Venite, amici. Boom. Tanto esplode anche il pupazzo ora. Vi farà un po' di danno, spero. Non venite a me. Wow. Questo pupazzo si è impegnato. Perfetto. Oh, ragazzi, queste sono prime agenzie importanti, eh. Potrebbero diventare la singola per Naida, ma stiamo scherzando? Non che io possa andare agli UEP. Sarebbe meglio prendere Ganyu nella prossima parte di patch, sinceramente, vi dico. Onestamente parlando. Però. Poi non so quanto mi valga la pena prendere Ganyu. Secondo voi in un account nuovo Ganyu può essere utile o ormai è un po' indietro? Ma grazie per il follow, benvenuti in live. Siamo arrivati, eh? Siamo alla foresta di pietra dove dovevamo essere, però ormai vado su a sbloccare il teleport. Ciao Yuyu, un bacino e ci vediamo domenica. Domani esce il video su YouTube di questa parte. Così quello che ti sei persa te lo puoi vedere domani. Ok.
Oh, grazie al cielo. Grazie al cielo. La signora Coco Capra richiede il Geovishap. Il Geovishap. Come Shao. Allora, a parte ruota, ma io non volevo ruotare questo. Anche se ormai se siamo qua, lo ruoterò. Ecco, questa è la direzione giusta. Volevo. Ok, infatti. Bene, ma volevo in realtà. Hai capito, esatto, è un ottimo DPS, sono d'accordo, però ha un gameplay lento. Esattamente d'accordo con te, Betty. Totale proprio. Come sempre, del resto. Ecco. Questo è un dramma. Ah sì, invece ce l'ho fatta. Meno male. Di solito usavo gli attacchi Geo. Eccolo qua, il teleport. Io mi sono arrampicata e in realtà era qua. È stato il mio primo 5 stelle del banner evento, ma non mi ricordo di averlo utilizzata molto. Eh sì, infatti per questo sono un po' interdetta. Sono un po' interdetta, ci devo riflettere veramente se effettivamente prenderla o meno. Ora vediamo. Ma comunque siamo arrivati dove dovevamo, ragazzi. Quindi continuiamo la nostra Archon Quest, che siamo qua. Molto bene, procediamo. Eccoci qua. Al tavolino. Jin, non affogare, per favore. Eccoci qua. Ciao, Materico, buon pomeriggio. Ehi, chi ha messo qui un tavolo? Eppure apparecchiato, con tanto di caraffa di vino e tutto. Oh, ci sono addirittura sedie a posti, con i nomi incisi sulle sedie. Posto di vestale. Posto di Guizong. Qua io non sapevo, cioè, io non lo sapevo. Vabbè, posto di Rex. Che Rex stia per l'ex Lapis? Però Paimon, questo Guizong proprio non lo conosce. Ah, e quella vestale, so chi è. Quando Scultore della Luna ha elencato i nomi dei suoi amati adepti, tra loro c'era una certa Vestale delle Nuvole. Ma allora è qui che Vestale delle Nuvole e gli altri adepti organizzavano le loro feste. Che ne dici di preparare qualche pietanza speciale per loro? Così Vestale delle Nuvole ci noterà di sicuro. Ma cos'è che mangiano gli adepti? Paimon non lo sa! Questo è un posto dove la gente presenta offerte agli adepti. I resti di cibo potrebbero metterci sulla giusta strada. Pensi che gli adepti potrebbero piacere un po' di arrosto di miele? E via. Cerca tracce di offerte di cibo. Ah, sì, ok. Già, mi ricordo. Io non mi ricordo chi. C'era qualcuno della community che si era bloccato perché gli si era buggata la quest e non gli spawnava uno dei tre cibi. Io ho questo ricordo, non mi ricordo chi era. Però c'era qualcuno che a questo punto mi ricordo era bloccato male e poi tipo li si è sbaggati il giorno dopo. Però per una sera cercare di capire qual era il problema che non si capiva. Ok. Vi giuro, mi sento male. Ok. Fio di loto l'abbiamo preso. Esamina ingredienti. Qualcuno ha già cucinato qui, magari per presentare delle offerte? Vediamo un po', se non sbaglio, non hanno finito tutti gli ingredienti. Abbiamo delle bocche di leone, dei fiori di loto, del tofu. Sembra una ricetta complicata. Guarda, ci sono anche degli appunti. Quanti passaggi, Paimon ci crede che hanno perso gli appunti? Quante cose da richiedere? Leggiamo con attenzione. Ok, una ce l'abbiamo. Cerchiamo altre ricette. Ecco, sì, eri te, Simo? Non lo so, io ho questo ricordo di quando era uscito il gioco da poco e appunto c'era stata questa necessità di fare sta roba ripetute volte, meglio dire, cioè proprio c'era qualcuno che loggava e non gli dava il terzo cibo. Qui è pulitissimo. Chi ha cucinato è un amante dell'ordine e della pulizia. Paimon scommette che qui hanno preparato un'offerta per gli adepti. Questi sembrano matsutake e carne cruda. E guarda un po', la ricetta è proprio qua. Che persona organizzata questo chef.
La Betta. La Betta Chef. E andiamo di qua. Magari era quello il motivo, Simo. Non sono sicura fossi te, però magari tanto il periodo era quello per forza. Ciao Fabi, ci vediamo domenica. Ma il pavimento è coperto di farina. Che cuoco pasticcione. Quella nella pentola sembra carne, ma Paimon non sa di che tipo. Secondo te questo piatto lo hanno cucinato per un'offerta? A Paimon non viene in mente che piatto si possa preparare con carne e farina per un'offerta. Il cuoco pasticcione si è fatto cadere un pezzo di carta. A terra c'è anche un'impronta enorme. Lasciamo stare l'impronta. Magari ha a che fare con il piatto misterioso? Ok, offri il cibo a Vessare delle Nuvole. Ma prima vi delizierò con le mie doti. Le mie grandissime doti da arciera, per le quali mi prendete sempre in giro. Che non riesco a mirare le cose. Guardate come sono brava. Guardate, adesso però scende tanto. Poi non ditemi che non vi voglio bene e vi delizio con questi momenti magici. Il mio talento nel mirare le cose. Di una bravura innata proprio. Abbiamo fatto il 25! E sbloccata la reputation! Oh, cosa dicevamo delle ali? Posso fare le bounty e prendere le ali belle! Sì! Si è sbloccata la reputazione. Niente più ali brutte per me. Oh, sono molto contenta. È stato proprio il premio per aver fatto la missione. Allora, offre zuppa di gemme. Ah, non l'ho cucinata. Però se non cucino, io sveglia, ragazzi. Ciao Eli, come va? Torna da me. Guardate quante ricette. Pff, vi giuro. La zuppa di gemme, una. Cioè, sono riuscita a non mi... Vabbè. Non ho un buon senso del ritmo, nel caso non si fosse capito. Allora, offriamo un cibo intanto. Ciao Gabbo, buona serata. A domenica. La Raiden dice che non sa cucinare, letteralmente. Oh, senti Simone, è capitato a tutti di sbagliare. Perché non me l'ha fatta bene? Boh, vabbè, e mi mette a rifucinarle tutte. Forse devo farla veramente fatta bene. Adesso siamo pieni di ricette e non ci si capisce più niente. Allora, il moranino. Ragazzi, il moranino a me fa pisciare. Mi ha sempre fatto morire da ridere. Il moranino, cioè vi giuro, il moranino. Che ridere. E penso l'ultimo, non ho letto che cos'era. Fammi leggere. Oh, ma qui c'ho della posta io. Ah, sta finendo un evento. Sta finendo un evento, grazie, grazie mille. Oh sì, ecco qua. Morania, ok, involtini, gli involtini, perfetto. Oddio, voglio di nuovo di sushi, ma non si può. Appena leggo qualcosa come involtini mi viene subito in mente cucina cinese e cucina giapponese, quindi sushi e involtini barra ravioli. No, ragazzi, no, 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 basta, basta, basta. Ok, devo fare la brava. Yes, è tutto pronto! Cerca Vessare delle Nuvole, portare sbloccato. No, io volevo mangiare. Boh, vabbè, cioè, cucino e poi me ne devo andare. Ditemi se vi sembra giusto. Ditemi se mi sembra giusto. Che cosa c'era al domain? Sì. Ciao. Perfetto, abbiamo anche dell'azione da svolgere. Necessario? Piro. Perfetto. Evviva Amber! Dai, è Amber numero uno! Io vi giuro, questo team è di scafestrate. Tutte di livello basso. Oddio, sto domain forse me lo ricordo. Kinky me
Percepisce la presenza del sigillo del consenso. Amica, sì. Te lo giuro. C'è proprio il sigillo del consenso qui. Per te. Te lo giuro. Badanta, gente. Poi sono mezzi elettro. Consigliato. Sapete chi serviva qua, ragazzi miei? A occhio, Diluc. Questo è proprio un domain da Diluc. Suggerito Pyro che faccia danni e tiri giù tutti. Sì. Qui serviva proprio lui. Letteralmente. Letteralmente serviva Diluc. Vai, Barbara, fagli vedere quanto sei forte. O Bennett, sì, però Bennett a livelli bassi non è il Bennett che puoi fare appunto DPS quando sei un pochino più di livello alto. Bennett all'inizio non lo puoi rendere tanto DPS. Cioè, mi sta finendo il tempo letteralmente con cui ammazzare sti tipi. E basta, e sono tutti elettro. L'unica che mi fa danno è Fischl. Basta. Ok, bene. L'abbiamo fatta. E adesso con un movimento molto agile, signori miei, cambieremo la scenografia. Ta! Magia. Senza mani. Visto? Proseguiamo. Sì, c'è quello di ricordarseli a memoria. Ora ci stiamo 15 anni. Che oggi non ho testa. Perché non sto bene. Cioè, è la prima volta che trovo un tipo di Illichurl. Mi sento male. Ma, bro. Di qua cosa c'è? C'è una cassa? C'è qualcosa? No, qui non c'è nulla. Ma immagina esattamente che problemi ha. Ma io vi giuro, cioè letteralmente allucinata mi sento, ma sei lanciata, cioè mi sento così letteralmente. Anche tu ti senti così, Sebastian? Beh, non sono la sola, allora dai. Eccoci, ora si ride. Ora si ride per 15 anni. Vai, 1, 2, 3. Oh, sto roba è a tempo, tra l'altro, mi sembra. Ma anche grazie per il follow, benvenuti in live. Due. Tre. Quattro. Ok. No, oh, caricami il pyro, per favore. Ok. Io lo dovetti fare due volte perché non avevo portato Amber. Avevo qualcuno che doveva correre per applicare il pyro e non facevo in tempo. Uscita impazzita quel giorno da questo domain. Oh, pyro. Oh, allora... Quel giorno uscì di testa. Ottimo. Molto bene.
Questo era il puzzle più difficile, letteralmente un puzzle che sono in grado di fare tranquillamente. Ripensiamo agli altri puzzle, amici miei. Pensateci un po' ai puzzle che abbiamo adesso nelle nuove regioni, in cui letteralmente i nostri poveri neuroni vengono messi sotto sforzo a livello micidiale. C'era una cassa, esatto, non missatela, mi raccomando, quando siete nei domain distruggete sempre tutto. Tipo anche qua ci dice vai là, va bene, ci vado, ma prima di tutto distruggere tutto, raccogliere anche carote e cave, non importa, anche i ravanelli. Ravanelli soprattutto, se pullerete yao yao poi ne avrete bisogno. Ok, procediamo. Dovremmo essere quasi a fine, se non sbaglio. Tu. Che è sta cosa? Si spengono? Questo non me lo ricordo. Perché si spengono sti infami? Ah, perché si accendono a gruppi. Ok. Fammeli spengere tutti quelli che si spengono. Questi si accendevano a gruppi, mi sa. E se io colpisco quello, mi spenge quello. Se io colpisco questo. Ecco, questo è un puzzle complicato. Se applichiamo il pyro, forse ce la facciamo. Ok. Me ne rimane fuori uno perché siamo stati. Porca miseria, Amber, io ti giuro veramente. Ce la può fare, eh? Mi manca quello perché mi spenge quell'altro. Allora aspetto si spengano tutti. Appena si sono spenti, ce la possiamo fare. Questo l'avevo completamente rimosso. Totale. Si è spento questi nel frattempo. Io vi giuro. Aspetto si spengano letteralmente. Ora bevo intanto. Oh, ciao Paolo, buon pomeriggio. Allora, quindi. Bene. Così dovremmo fare, giusto? Yes. Dobbiamo un attimo bere e ragionare. Perfetto, possiamo andare. Era un attimo di arrivarci. Che se non li avevo colpiti un paio di volte era tutto impazzito. Ok, possiamo andare. Si può scendere? Sì. Ok, qual è la fine? Siamo arrivati in fondo. Il trucco era bere, sì, esatto. Un po' d'acqua. D'acqua Sant'Anna è tutto a posto. No, sono giù di liquidi, ragazzi. Sono in quei giorni, quindi oggi un po' pacco. Ciccia. Perfetto. Costei è davvero colpita. Ah, già, lei dice solo Costei in italiano. Il cammino che attraversa questa dimora mette a dura prova coloro che sono privi di abilità speciali, cioè gli scemi come me. Grazie, amica. Vi trovate al cospetto dell'adepta vestale delle nuvole. Cosa vi conduce in questo luogo? Tutto questo è stato costruito da me. La tua supposizione è corretta. È stata costei a creare questo posto e i meccanismi che operano al suo interno. Gli stessi Guizong e Rex Lapis hanno ritenuto le soluzioni tecnologiche di costei degne di encomio. Che posto enorme, è pieno zeppo di meccanismi. Davvero vivi solo tu qui? Ma è uno spreco! Cos'è? Il tuo laboratorio privato o qualcosa del genere? Proprio come dicono i libri, gli adepti lasciano il mondo agli umani, si ritirano in solitudine e poi se ne escono con queste invenzioni pazzesche. Costei non ha alcuna inclinazione per le cerimonie della socialità e preferisce godere la tranquillità e la pace. Mi sento così.
che regnavano entrambe prima che arrivaste voi esibendo il sigillo del consenso. Bande convenevoli, ora dite a costei cosa vi porta qui. Non perseverate nel turbare futilmente la sua quiete. Spieghiamo tutto quello che è successo, chiacchiere su chiacchiere su chiacchiere. Rex Lapis ucciso? Com'è possibile un atto così scellerato? Chi lo commetterebbe? Una notizia tanto assurda da risultare inconcepibile. Costei dovrà verificare di persona sulla faccenda. Forse prima sarà prima necessario reprimere gli UE e solo dopo riunire gli adepti. Prego? Cosa? Vorresti attaccare il porto degli UE? Puoi davvero spezzare via l'intera città? Solo una risposta proporzionata all'affronto può provenire da altri incidenti. Ma insomma, no, in realtà bisognerebbe porgere l'altra guancia. Però... Ma gli adepti fanno girato di difendere la città. È come asserisci. Sotto la guida di Lex Lapis proteggiamo il porto di Liyue che contiene da 37 secoli. Ma di fronte a un simile oltraggio occorrerà intraprendere azioni straordinarie. Presto, dobbiamo farci venire un'idea. Voglio radere al suolo Liyue e non mi pare che stia scherzando. Avendo accettato la nostra offerta, adesso ci lega un contratto. Stavo per dirlo anche Paimon. Abbiamo cucinato piatti deliziosi e te li abbiamo offerti fino all'ultima briciola. Speravamo che aiutassi Liyue, non che l'annientassi. O almeno, dai, parliamone prima. Che ne dici? Non ti farebbe comodo una seconda opinione? Un contratto, eh? Una parola che adesso suona ironica dopo la spietata uccisione del dio dei contratti. La gente di Liyue sarà ben lieta di rinunciare ai vincoli contrattuali. Loro preferiscono prendere quel che è scritto nero su bianco e farlo sbiadire, rendendolo grigio. Considerando però che vi presentate al cospetto di costei invocando un vincolo contrattuale, lungi da me la volontà di venirmene ai miei obblighi, soprattutto considerando che recate con voi un sigillo del consenso. In origine Rex Lapis li infuse nel potere degli adepti, un potere che un tempo sopportava il genere umano in battaglia. Nel tempo quel potere è svanito, non lasciando altro che meri cimeli. Di cimeli che non garantiscono la vostra affidabilità nella veridicità delle vostre parole, che costei preferisce verificare per proprio canto. Questa deve essere la vera ragione per la quale Scultore della Luna ci ha invocati. La vostra udienza con l'Adeptus si conclude qui. Andatevene e non arrecatemi ulteriore disturbo. E così abbiamo finito il domain ed usciamo. E usciamo da questo domain. E direi che mi sembra perfetto così. Direi che ci possiamo fermare qua, che dite? Abbiamo fatto un'abbondante mezz'ora e siamo in un buon punto. Quindi mi sembra top. Allora, sali un po', bimba, brava. Prendiamo le cosine. Oh, cucina 5 cibi! Grandi, 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 grandi cose qua, proprio. Molto bene. Sempre il libro qui nato. Esperienza, ma per cosa? Il capitolo 1 l'ho finito. Ah, l'abbiamo finito tutto il 2. Riscatta 50 Primo James. Si fa quasi una multi? Mamma, forse sì, una multi, una singola. Forse possiamo fare una singola veramente. Ci danno delle Primo James da qualche parte o no? No. No. Letteralmente no. Ci ho sperato. Vi assicuro che per qualche secondo ci ho sperato. Ma siamo a 75. Però metto a fare 3 ingredienti che non so se avete visto ce li faceva fare. Sono 50 primogens. Magari facciamo una singola la prossima volta. E poi facciamo i salutini di questa parte qua. Allora, andiamo a cucinare. Allora. Farina 1, farina 2, farina 3. Perfetto. Bene, l'abbiamo messa a fare. Allora, io amici, direi per questa parte è tutto, quindi parlo con voi se siete a vedere il video su YouTube. Vi ringrazio per essere stati qui, torneranno altre parti, assolutamente sì, col tempo, quindi non perdetevi, iscrivetevi al canale, passate sul sito viola dove siamo adesso, così ve le vedete in diretta, che è ancora più bello, così potete interagire. E niente, vi ringrazio per tutto, tutti i link nell'info box, un bacino e ci vediamo alla prossima. Ciao!